Allora, vi faccio prima di tutto una premessa. Qualcuno di voi lo conosco, buona parte non vi conosco. Vi farò un intervento come lo so fare io, estremamente ruvido e franco. Lo sono sempre stato nella vita, lo sono a maggior ragione adesso perché quest'altro anno potevo andare in pensione, io sono del 52, la Fornero mi ha fregato. Landini mi deve tenere ancora per fino a 66 anni, però questo mi rende ancora più libero di ieri. Perché io lo dico, qualcuno si sta avvicinando alla mia età, quando arrivi a una certa età ti senti libero di poter dire e fare quello che ti pare. Allora, proprio per questo motivo, io la dico così. Prima di tutto, sgombriamo tra di noi, non facciamo tra di noi quello che sta diventando un gioco di società. Lo scontro individuale e personale tra Landini e Camusso. Facciamola finita, non c'è nessun scontro personale. Perché sarebbe un errore, come ha sbagliato Susanna Camusso a pensare di risolvere il problema chiedendo alla Commissione Statuto se Maurizio Landini era nel torto o nella ragione, così sbaglieremmo anche noi se pensiamo di risolvere il problema chiedendo le dimissioni personali di Susanna Camusso. Perché dico questo? Perché dietro gli uni e gli altri c'è qualcosa di più. Maurizio Landini non sarebbe Maurizio Landini se non ci foste voi, se non ci fossimo noi. Se non ci fosse l'intera FIOM, cari compagni. Cioè lui venne eletto nel giugno 2010 e dal giugno 2010 noi siamo sulla graticola in frontiera perché una settimana dopo che era stato eletto scoppiò Pomigliano. Ma a Pomigliano furono i delegati che dissero non si poteva accettare quella roba. E da lì iniziò, è da lì che è iniziato un percorso della FIOM. Ecco perché, ma qualsiasi sanzione contro Landini non risolverebbe il problema. Come vale al contrario che dietro Susanna Camusso c'è ormai un pezzo, non so quanto grande, piccolo, che sia del gruppo dirigente della CGIL, come di tante altre categorie, che ragionano su un modello sindacale diverso dal nostro. E che si muovono di conseguenza lungo quel piano e quell'asse. E tu questo non lo risolvi pensando, censurando Susanna Camusso. Cioè, come dire, lo risolvi attraverso un confronto, uno scontro, un conflitto, una contrapposizione che può, come dire, come tante volte è avvenuto nella storia della CGIL. E allora, detto questo, andiamo a vedere il punto chiave della vicenda. Punto chiave della vicenda, e ci riporta qui al congresso. Io la metto così, vedete cari compagni, lo riprenderò dopo. Io penso che la firma dell'accordo su questo testo unico sia nato. Nessuno me lo toglie dalla testa, nessuno ce lo toglie dalla testa, e mi pare che qualche compagno qui l'abbia compreso e l'ha anche detto, come la reazione di quel gruppo dirigente della CGIL all'azione che ha fatto la FIOM all'interno del congresso. Io voglio sgombrare qualsiasi equivoco, qua si è parlato, bisogna riformare la FIOM, bisogna riportare la FIOM alle condizioni di prima, bisogna rendere la FIOM di nuovo combattiva. Ma perché? Ma di che cosa stiamo parlando? La FIOM ha fatto una scelta chiara, che prendendo la gran parte della FIOM, non tutta, che prendendo atto della deriva verso cui sta andando la gran parte della CGIL e prendendo atto dell'impossibilità di fermare questa deriva, con le modalità solite della contrapposizione congressuale su documenti contrapposti, perché diciamocela tutta, precedente congresso abbiamo preso il 18%, è chiaro? E non era solo la FIOM. E quel 18% è stato ininfluente
su quella parte del gruppo dirigente della CGIL che sta portando la CGIL a una deriva. Allora, se noi cominciassimo ad applicare anche tra di noi una modalità antica che faceva parte, qualcuno qui l'ha evidenziata, faceva parte della cultura e della storia del movimento operaio, analizzare, autocriticarsi, criticare, vedere le cose, che poi con modalità moderne, adesso con parole inglesi, si chiama briefing e debriefing, dopo che tu hai fatto un'azione, dovremmo tutti capire laddove non ce l'abbiamo fatta, perché non ce l'abbiamo fatta, perché non abbiamo ottenuto i risultati, e di conseguenza vedere quali atti, quali comportamenti, quali gesti dovevi mettere in atto. Mi dispiace, Carlo, dirtelo, io lo dico anche qua, me lo posso permettere, perché qua mi sento proprio in un gruppo, tra un gruppo di compagni, i compagni, cioè quelli che praticano ogni giorno l'essere la FIOM. Io fino a 2 anni fa stavo nella rete, stavo con Giorgio Cremaschi, me ne sono andato, sai perché, Carlo? Non perché mi sono venduto, ma perché quando Giorgio ha cominciato a dire già 2 anni fa Landini è come Camusso, Camusso è come Landini, io non ci sono più stato. Perché la FIOM è la FIOM di Pomigliano, è la FIOM dell'Ilva dove abbiamo perso, è la FIOM tua, della Perini, perché quello che avete fatto qua, Massimo, Lamberto, mettono sempre al corrente, riempiono il nazionale di fax, di cose. Non pensate che siate isolati, lo sanno tutti quello che fate. E allora, per me era inaccettabile dire questa cosa. Era inaccettabile, perché la FIOM è questa. E se oggi ha fatto quella cosa di stare nel documento 1, non l'ha fatta in base a un accordo, perché devo anche dirvi che la CGIL l'ha richiesto. Sono stati mandati alcuni emissari di Susanna Camusso, che con una battuta, come un tempo diceva l'emissario di Giulio Andreotti, a fra che ti serve, avevano offerto a Landini la percentuale congressuale, quanta presenza vuoi della FIOM nel direttivo della CGIL. Come dire, li ha mandati a quel paese, lui e noi tutti, perché hanno avvicinato tutti noi della FIOM nazionale. Quello che si è fatto non è stato nessun accordo, è stato stare all'interno di un documento, ma presentare degli emendamenti significativi, e la premessa, perché la premessa del documento 1 è stato scritto materialmente da Gianni Rinaldini e da Maurizio Landini, che determinava, se correttamente praticate, una differenziazione da quello che era la CGIL fino, o quella che è la CGIL fino a oggi. Questo è il tentativo che abbiamo fatto. Ecco gli emendamenti. E questi hanno ottenuto un risultato. Perché il risultato è che nella FIOM, e questo voglio anche dirlo, quando dico facciamo critica, autocritica, analizziamo i fatti, portare a casa un risultato su un documento alternativo che non raggiunge la percentuale delle 2 cifre, a me dovrebbe far riflettere, ma molto dovrebbe far riflettere. Non perché si chiede il suicidio, ma una riflessione collettiva la si dovrebbe fare. E questo documento a 2 cifre, forse il dato più rilevante si otterrà proprio nella FIOM piuttosto che nelle altre categorie. Guardate il paradosso, cioè nella categoria più esposta, è quella, diciamo, più di sinistra, ma proprio perché è più aperta si ottiene un risultato migliore di quello che prendi nelle altre categorie, che sono quello che sono. Dovremmo riflettere. Dovreste riflettere, lo dico ai compagni, è un invito veramente da compagno a chi ha aderito al documento, al secondo documento. Allora, dico questo perché non c'è nessun accordo e nessuna svendita da parte di Landini e della FIOM. C'è stata un'idea, un progetto che ha ottenuto un consenso da parte dei lavoratori e degli iscritti. Tant'è vero che ha prodotto quel risultato. Perché guardate, l'accordo sul testo unico, lo dico subito, risponde a 2 questioni.
Uno, che era una risposta alla FIOM, al risultato che portava all'interno del congresso la FIOM. Secondo, che era una risposta alla FIOM indirettamente su un altro versante. Erano da anni che si tendeva, ve la ricordate quando raccogliemmo le firme per la legge di iniziativa popolare sulla la rappresentanza? La CGIL non vide a favore questa cosa, la contrastò anzi, nel nome del fatto che bisognava fare un accordo, si definiva così, endosindacale all'interno del sindacato, che registrasse i numeri, quanti siamo, quant'è la CGIL, quant'è la CISL, quant'è la UIL. Sono passati anni e non si è mai realizzato, perché c'è stata sempre l'opposizione della CISL, della UIL, della Confindustria. Questo ha permesso poi di fare gli accordi separati, la Fiat e così via. Questo è stato, si sono rimossi questi ostacoli nell'arco di un paio di settimane, quando è emerso che, emergendo questo soggetto che si chiama Renzi, che lui della stagione della concertazione e dell'idea di dover discutere, confrontarsi, anzi concedere pure un potere di veto a quelle grandi organizzazioni sociali che sono i sindacati, lui proprio non ci pensa, per cui Renzi propose, ve lo ricordate, anche nell'incontro con Landini a Firenze in occasione dell'apertura della mostra sull'industria fiorentina metalmeccanica, l'idea che lui voleva realizzare la legge sulla rappresentanza. Quest'idea ha fatto venire i brufoli a Confindustria, alla CISL e alla UIL, e sono stati rimossi tutti gli ostacoli. Ecco perché nell'arco di 10 giorni è stato fatto quell'accordo, scritto materialmente dal direttore generale di Confindustria, con il supporto di 2 eminenti scienziati del diritto, che sono il professore, l'esperto in diritto del lavoro, che è Arturo Maresca della Confindustria, e dall'altro da quello della Fiat, De Luca Tamaio. Io spero che anche stavolta gli vada male, perché è quello che ha fatto perdere alla Fiat tutto quello che c'era da perdere. L'hanno scritto loro il testo, e questo testo è stato rapidissimamente approvato dalla CISL, dalla UIL e dalla CGIL, con un passaggio in più. I paradossi, poi la storia ci offre la realtà anche degli elementi paradossali. Siccome l'accordo del 31 maggio, quello iniziale dell'anno scorso, vide nell'interno della riunione degli esecutivi unitari CGIL, CISL e UIL l'opposizione della FIM, intervenne il segretario generale della FIM Farina, che disse: sono contrario. Questa volta, per superare questo impasse, mentre Susanna Camusso negava a tutti, compreso al segretario generale della FIOM, l'esistenza di questo testo, nella giornata del 9 gennaio la CISL Bonanni faceva convocare da Farina la riunione di tutti i segretari generali territoriali della FIM insieme con la segreteria nazionale di FIM e CISL per avere il semaforo verde su questa ipotesi di accordo, per non ritrovarsi spiazzato, facendogli vedere il testo, quando neanche il segretario generale della FIOM poteva saperlo. Lo informai io il giorno dopo, che da Facebook era uscito fuori la notizia che c'era l'accordo. Questo è il quadro, le ragioni che hanno portato a quella cosa, che sono esattamente le ragioni di una risposta sbagliata data a un'iniziativa forte praticata dalla FIOM sul terreno congressuale, sul terreno dei rapporti anche politici, strumentali quando vi pare, però se ci danno un risultato vanno bene anche quelli.
Questo è. Per cui io non sento proprio, e vorrei che lo sgombrassimo tra di noi, l'idea, la riforma, ritorniamo a quello che eravamo nel passato. Non devo ritornare indietro, anzi devo andare avanti su questo percorso. E questo lo dico su un punto, perché le azioni che porta avanti la FIOM, che porta avanti Landini, non sono, come dire, l'elemento che nasce oggi. Io lo vorrei dire qua, vedo positivamente tanti compagni giovani, ma anche quelli meno giovani. Forse qualcuno avrà dimenticato una cosa importante, che ve la racconto e vi fa capire come la storia purtroppo ritorna. A ottobre di quest'anno faremo esattamente 20 anni dal seminario che la FIOM svolse a Maratea, in Basilicata, nell'ottobre del 94, quando Claudio Sabatini, allora segretario generale della FIOM, impose un concetto che è rimasto il capisaldo da sempre da allora. Qualsiasi accordo che riguarda la condizione dei lavoratori deve essere votato dai lavoratori. Qualsiasi accordo. E da allora noi abbiamo praticato sempre questa idea. Da dove nacque quella esigenza? Perché ci facevamo un seminario e poi un congresso che propose l'idea della democrazia, della libertà, del voto, del referendum e così via? Nacque da 3 infortuni che avvennero in casa FIOM. Accordo all'Ilva sull'introduzione delle clausole di raffreddamento. Non vennero mai portate alla consultazione, anzi all'informazione ai lavoratori. 2. Introduzione del turno di notte ai lavoratori dello stabilimento Fiat di Termoli. Non lo seppero fino al momento in cui la Fiat gli disse: da domani lei viene a fare il turno di notte. 3. Negoziazione per il rinnovo del contratto nazionale. Si scopre dopo 2 giorni, andando avanti la negoziazione, che era stato preso un impegno sulla questione delle malattie. Ecco, tutti e 3 questi infortuni hanno un nome, un cognome: Susanna Camusso. È una compagna che ha il vizio di non pensare che i lavoratori bisogna informarli e farli votare. Ecco perché la FIOM prese questa decisione. E Claudio Sabatini, che era un dirigente, non ritornò indietro su quegli accordi fatti. Perché partì su un punto. Quando ecco perché non c'è bisogno, e arriverò poi, l'esigibilità, le sanzioni. Quando tu firmi un accordo, bello o brutto che sia, il sindacato è un soggetto serio, lo rispetta. Prima di arrivarci però discute, si confronta, fa votare. Lui me lo ricorda ancora quella notte della trattativa nazionale. Potete immaginare, noi più giovani volevamo muzzicare, come si dice a Roma, la Susanna Camusso, a chiedere che doveva ritornare indietro. Lui ci dette una lezione. No, cari compagni, non si ritorna indietro. Perché se io vado di là dal direttore di Federmeccanica e gli dico che quel pezzo di accordo si strappa, lui mi strappa tutti gli altri pezzi d'accordo. Lo manteniamo. Poi sapremo come affrontarlo, l'abbiamo affrontato con le azioni legali, eccetera, eccetera. Ma gli accordi si rispettano. Ma mai più noi ci troveremo in una situazione in cui non si è informato e non si è votato. Ecco perché la questione della democrazia per noi fa parte della nostra mappa cromosomica. Ecco perché c'è questo atteggiamento nei confronti di questo accordo. Ma ecco perché dico, e lo dico al ragazzetto oggi, io lo chiamo ragazzetto rispetto alla mia età, ha fatto male ad andarsene, il direttore dell'Inca, io lo sto dicendo in tanti congressi, perché partecipano segretari della CGIL, direttore dell'Inca, direttore dei servizi, ce ne sono alcuni che rispetto, anche l'atteggiamento del commissario stamattina, io l'ho apprezzato, gli ho detto grazie, pur mantenendo delle tue osservazioni. Quello che non accetto
è la mancanza di rispetto nei confronti di questa categoria, di chi con saccenza e presunzione viene a dare lezioni alla fiomma. Io gli dico, caro ragazzo, devi avere rispetto e umiltà, perché questa categoria c'ha un piccolo problema, non è fatta solo di rompipalle, forse lo siamo, ma c'è una piccola cosa: quando oggi escono i dati, 1 milione di disoccupati nell'arco di 5 anni, anzi un po' meno di 5 anni, di quel milione, già lo conosciamo quel dato, 600.000 sono metalmeccanici. Su 600.000 lavoratori in cassa integrazione, 400.000 sono metalmeccanici. Ma sapete perché? È un dato che ogni tanto si dimentica. L'Italia era ed è ancora il secondo paese industriale in Europa. Era ed è un paese che ha un'industria prevalentemente metalmeccanica, la chimica pesa poco. Ecco perché quando c'è una crisi, quando ci sono le ristrutturazioni, quando c'è tutto quello che c'è, pesa su di noi, non su altri. Eppure, pur pesando su di noi, questa categoria è sopravvissuta, è viva, siete voi.